Un'altra delle figure più singolari e affascinanti è stato sicuramente il Duca della Verdura, Fulco Quilici, Duca della Verdura. Un altro esponente di una classe sociale, diremmo la razza dei gattopardi, gli ultimi gattopardi, che lentamente tramontarono fino a scomparire per sempre dopo gli anni 60 del Novecento. E alcuni di loro hanno testimoniato, hanno eternato nella pagina scritta il loro mondo, che altrimenti sarebbe scomparso per sempre. L'abbiamo visto con Tomasi Lampedusa, con il suo gattopardo. E Fulco Verdura, Fulco Quilici, Duca della Verdura, era cugino di Lampedusa, e addirittura pare che la nonna di Fulco Verdura abbia ispirato Tomasi di Lampedusa per creare poi la bellissima Angelica del grande romanzo del Gattopardo. Poi interpretarono la famosa interpretazione, vista nella interpretata dalla splendida Claudia Cardinale. Fulco Verdura era dunque un altro esponente di questa genia, che ormai comunque aveva perso il suo potere, e rimaneva il prestigio, rimanevano anche spesso le ville, le dimore, come quella nella quale Fulco Verdura nacque e trascorse la sua infanzia. E lui scrive un libro poi pubblicato in Inghilterra che si chiama proprio Estati felici, la mia infanzia in Sicilia. Lo scrive nell'età, diciamo, nell'età avanzata della vita. Fulco Verdura era uno dei più grandi gioiellieri del mondo, uno dei grandi gioiellieri del jet set mondiale, però proprio sul termine della sua esistenza decide di rievocare questo mondo, che era intanto innanzitutto questa sua isola che da lui è lasciata in tenera età. Il suo mondo era innanzitutto la villa di famiglia, la meravigliosa, tuttora ben tenuta Villa Niscemi, adiacente il Parco della Favorita. Quella zona, dicevamo anche in precedenza, quella zona tra la Favorita e Mondello, detta la Piana dei Colli, è stata una delle principali zone in cui la nobiltà palermitana, in cui i Gattopardi hanno insediato le loro ville per trascorrervi l'estate, trasformando degli antichi bagli agricoli in residenze per le villeggiature. Villa Niscemi, Villa Valgarnea Niscemi, apparteneva alla famiglia materna dell'autore. Fulco Duca di Santo Stefano della Cerda, Duca della Verdura. E lui proprio nasce lì e cresce circondato dalla bellezza, proprendosi questa villa attualmente è la sede di rappresentanza del comune di Palermo, dove vengono poi ricevute le personalità più importanti in visita in città. La villa vide quindi nei secoli appartenne ai Valguarnera, vi abitò pure per un periodo addirittura il re di Spagna, Juan Carlos. Fulco Quilici cresce lì, questi saloni affrescati, i lampadari di Murano, i soprammobili, la terrazza in maiolica del Settecento proiettata sulla immensa mole del Monte Pellegrino e sul Parco della Favorita, e soprattutto il parco della villa, ricchissimo di vegetazione, con quella
quella vegetazione prorompente, esuberante, che è tipica poi della conca di Palermo, perché come se effettivamente avesse forse una zona climatica a sé stante, in cui anche essenze, piante provenienti da altrove si acclimatano lì, e si manifestano in modi inaspettati. Lo stesso Gattopardo parlerà di rose francesi che diventeranno simili dei cavoli. Nella villa Niscemi lo stesso, qui è tra l'altro molto vicino alla villa Lampedusa, la villa Niscemi era ricchissima di ogni tipo di fiore, di fiori carnali, di bucanville, di gelsomini profumatissimi, di ogni genere di piante, anche strane, come per esempio lui ricorda l'esistenza proprio di un albero dai frutti stranissimi che sembravano limoni, ma in realtà erano chissà cos'erano, frutti tropicali. Poi loro avevano anche un giardino dove venivano piantate gli agrumi, con uno splendido agrumeto, e anche poi un'isoletta con grotte, un'isoletta al centro di un lago, di un laghetto, poi con delle grotte pure. Inoltre Fulco Verdura racconta che nella villa arrivarono anche due babbuini, per esempio. Un giorno il padre decise di acquistare anche un cammello che arriva alla villa. Era un'aristocrazia in effetti molto eccentrica, che poi che aveva trovato anche il luogo nel quale dare il tutto allo sfoggio massimo di se stessi, appunto al Teatro Massimo Verdi di Palermo. Una vera malattia d'opera tormentava l'aristocrazia palermitana, ma non solo, tutti i palermitani. E lì nel Teatro Massimo vi era questa rigida suddivisione di classi, e ognuna di esse si dava spettacolo di se stessa, tra cui appunto i Verdura, che Valguarnera Verdura, i quali erano assolutamente proprietari di un palco riservato in questo Teatro Massimo, che tra l'altro uno dei più belli del mondo, il terzo in Europa dopo l'opera di Vienna e quella di Parigi. Quindi la passione per l'opera, la passione poi per i viaggi, poi questa era un'aristocrazia che viaggiava moltissimo, lui dà conto pure nel libro di lunghi viaggi all'estero, in famiglia, Parigi, Londra, oltre che ovviamente le città più dove più si concentrava il bel mondo, in Italia, da Venezia, Firenze, Roma, la stessa Napoli all'epoca, Capri, le varie località alla moda d'Italia, Taormina. E Fulco Verdura racconta anche di altre due residenze di famiglia. Un'altra, per esempio, era una villa a Bagheria, Villa Serra di Falco, ereditata dalla famiglia dai duchi di Serra di Falco. Quest'altra era un'altra splendida dimora. Anche Bagheria era una zona dedicata alla villeggiatura dei Gattopardi. I Gattopardi nella piana di Bagheria costruiscono delle residenze magnifiche che non hanno, tra le più belle d'Europa, considerando anche che all'epoca la plaga di Bagheria era completamente contaminata, intatta. Quindi c'era questa immensa pianura, questa conca di aranceti, di agrumeti, che digrada verso il mare, verso poi
disseminata poi di ville sparse in questo Eden. E la villa in cui Pulco Verdura si recava con la sua famiglia era anche dotata di uno splendido belvedere da cui si ammirava tutto il panorama, questo straordinario panorama del Golfo di Palermo, che chi lo ha visto sa di cosa stiamo parlando, che lì si poteva ammirare tutta la sua vastità, capo da Capo Zafferano sino al Monte Pellegrino, uno scenario indimenticabile, e poi il palazzo di famiglia nel cuore dell'antica città di Palermo, anche questo dotato di sale e saloni affrescati, anche questo dotato di una splendida terrazza, di un bellissimo giardino profumato, molto pieno di profumi, che proprio c'è questo tema della vegetazione di cui lui parla moltissimo Pulco Verdura, che ricorre questa, i profumi, i colori intensissimi. Dicevamo nel video su Lampedusa che anche nel Gattopardo si troveranno dei riferimenti a questa vegetazione palermitana, ecco, diremmo proprio palermitana, con una vera e propria giungla addirittura, perché si creano questi ficus giganteschi, e basta andare all'orto botanico di Palermo per rendersi conto di cosa doveva essere realmente la plaga palermitana prima della grande devastazione edilizia del dopoguerra. Pulco, il duca della Verdura, ad un certo punto decide poi di dare una festa invitando il jet set internazionale. Si lancia, investe la sua quota ereditaria e invita i grossi nomi internazionali al palazzo di famiglia a Palermo. Tra questi i coniugi Porter, che erano dei grandi musicisti di New York, protagonisti del gran mondo del jazz set americano e europeo, i quali poi inviteranno Pulco a Venezia, sul Canal Grande, e lì Pulco incontrerà Coco Chanel, diventando poi socio di Coco Chanel e gestendo con lei la Maison a Parigi. Lui si dedicherà alla creazione di gioielli da adattare agli abiti creati poi da Mademoiselle Chanel. Successivamente Pulco lascia Parigi e si recherà negli Stati Uniti, dove a New York collaborerà con Plato sulla Quinta Strada. Un po' come l'equivalente di Tiffany, ecco, sempre, che poi tra l'altro ha sempre sede sulla Quinta Strada. Plato aprirà poi una sua boutique a Los Angeles, ad Hollywood, e arrivò un punto in cui Pulco Verdura decide di mettersi in proprio e di aprire il suo negozio di gioielli nella Quinta Strada di New York, Verdura. E lui disegna per i più grandi divi del mondo. Rita Hayworth, Marilyn Dietrich, Laurence Olivier, Clark Gable, Greta Garbo, tutti che sono tra l'altro amici di Pulco Verdura. Proprio diventa uno dei grandi, dei gioiellieri di riferimento dei divi e della grande società dei ricchi della terra, dei grandi potenti della terra, il presidente degli Stati Uniti, lo stesso, poi le grandi famiglie, i miliardari, i magnati.
Vanderbilt, Cooper, Rothschild, e questi sono suoi amici. E dopo questa, quindi, quanto ha influito l'infanzia di Fulco, l'infanzia, la meravigliosa infanzia siciliana di Fulco Verdura nelle sue creazioni, nella sua arte? È tantissimo. Avendo assorbito la bellezza, la sensualità, l'intensità dei colori della sua terra durante tutta l'infanzia, egli poi li trasferisce nelle sue creazioni, che si rifaranno al Tiepolo, si rifà anche oltre al barocco siciliano, ma anche all'arte di Tiepolo, per esempio. E collaborerà con Salvador Dalì, con Pablo Picasso. Quindi non è semplicemente un gioielliere, ma anche un grande artista, dotato poi di un non comune talento letterario che avrà poi che si manifesterà proprio in questo suo scritto, in questo suo libro, il romanzo della sua infanzia siciliana. È lì che si trovano le radici poi di quello che sarà il suo successo mondiale. I suoi gioielli comunque sono esposti, è possibile visionarli, sono effettivamente stupendi. È molto frequente in lui anche il tema marittimo, il tema del mare. Realizzerà veramente alcuni dei più bei gioielli del Novecento. Poi si ritira a vita privata a Londra. E fu durante questi anni che rievocò la sua infanzia, e quando morì decide di ritornare a Palermo, di farsi seppellire nella sua Palermo. Tra l'altro, poco tempo prima, viene anche chiamato da Luchino Visconti come consulente per la sceneggiatura del Gattopardo, il romanzo scritto da suo cugino Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Quindi un'altra delle grandi figure di Gattopardo, ormai tramontato, ormai dimenticato ingiustamente, anche se Verdura rimane comunque un marchio importantissimo della gioielleria internazionale, perché poi nel frattempo il negozio sulla Quinta Strada di New York venne rilevato e tuttora è uno dei più importanti. In ogni caso, questa grande creatività, questa eccentricità di tutto un mondo, è come se avesse lanciato il suo ultimo grido prima di sparire per sempre, manifestandosi ora nella grande letteratura come il Gattopardo, ora nella grande gioielleria, nella creazione di Fulco Verdura e anche in altri, nelle imprese di Raimondo Lanza di Travia, nella vita eccentrica del barone Lalomia e in tantissimi altri. E poi tutti questi Gattopardi improvvisamente alla fine degli anni 60 tramontano. Fu il tramonto, il tracollo definitivo, fu come effettivamente un pulviscolo dorato, un tramonto dorato che ormai è avvenuto tantissimo tempo fa, ma che è possibile rivivere e immergersi nel fascino di questo grande romanzo, dell'atto finale di una storia poi durata in realtà secoli, durata quasi, quasi 1000 anni, che oggi sembra perduta per sempre, ma che è bene rievocare, perché se qualcosa ci salverà è il recupero poi della nostra identità, delle nostre radici, per proiettarsi poi nel futuro. Quindi
la letteratura siciliana, l'arte siciliana, trova poi espressione anche in questi ultimi esponenti di una classe nobiliare che poi viene anche mal considerata, perché è considerata spesso parassitaria e improduttiva, ma che invece ha dato al Novecento delle figure straordinarie. Abbiamo parlato anche dei altri cugini di Lampedusa, i cugini piccoli di Granovella, regalando in fondo al mondo, dalla Sicilia è arrivato anche questo messaggio di grande poesia e di grande bellezza.